dato che si trova come personale e soprattutto trasferito nei confronti della squadra. Mister, ci hanno umiliato, domenica. Non c'è un modulo perché dobbiamo prima vedere la condizione atletica. In questo momento bisogna fare 9-1 più che essere propositivi. Un modulo 10-1. Capisce che faccio un pezzo corrato se si può dietro la porta. Con il fianco abbondante cerchiamo di proteggerlo. Come la ritiene la rosa? Che si può dire? Che vi può dire? Guarda, questa scelta nel momento in cui mi ha chiamato il direttore non ci ho pensato due volte, proprio perché ritenevo che questa sia una grandissima piazza. Ho avuto una fortuna nella mia vita di vincere il campionato di Lega Pro con l'Arezzo, insieme al Catanzaro, che ha vinto l'altro giro. E insieme, bravo, abbiamo fatto la coppa insieme. Quindi so cosa significa la piazza di Catanzaro, la tradizione, l'amore, la passione, e aver accettato con onore, con orgoglio, con grande disponibilità questa opportunità è perché io ho bisogno personale, come dicevo i ragazzi, non ritengo che questa sia un punto di partenza, ma una piazza che è un punto d'arrivo. Cioè, ma questa non è ruffianeria, perché poi capirete che io non sono ruffiano, tutto tranne che ruffiano. E quindi questo è un punto d'arrivo, venire qui, perché questa è una piazza molto importante. E quindi se io ho bisogno, voglia e desiderio di rilancio, credo di aver scelto la città e la piazza buona. Però lo faccia capire alla società che questa è una piazza buona, mister. Perché la società non lo sa ancora. Questa è una grande piazza. Lo faccia capire a loro. Io ho giocato 15 anni in questa categoria da giocatore. Il presidente non l'ha capito ancora. Si è riformata la Serie C di una volta con grandissimi bacini di utenza. E far parte di questo gruppo è... in questo momento è buono, ma secondo me ci sono le basi per... Ma questa rossa come la ritiene, mister? Una cosa alla volta. Non voglio fare problemi, è troppo facile venire qui a fare il modulo, che modulo? Grande esperienza. Le dico solo questo, le faccio i miei migliori auguri, io in bocca al lupo. Perché io la conosco e so. Però questo target di allenatori, cioè con questa esperienza, con questa età, con questo curriculum, si è rivolto a un'esperienza, ha contato anche altro, non solo me, ha fatto una scelta, come giusto che sia, faccia un sondaggio, però se si è rivolto a questo è perché da parte della volontà della società c'è questo, non c'è il dover gestire il quotidiano facendo 0-0, ma c'è la volontà di fare qualcosa. Però lo hanno fatto dopo aver scritto la pagina più nera della storia dell'US Catanzaro. Vuole mangiare oggi. Però l'obiettivo è sempre bello.